Devo dimostrarvi che faccio fallattore, però che posso fare? Una cosa che non faccia male, che non faccia male a nessuno. Che come posso fare? Che ci sta? Che ci sta? Fai una cosa, di una poesia. Non ti avevo resettato a te, no? Lo sai che sono diabolica. Sì, una poesia, una poesia potrebbe fare al caso nostro. Una poesia è tranquilla, però io poesie non ne conosco, per cui non le posso fare. Ma una qualunque, che ci vuole? Beh, non è che una qualunque non è poesia e una qualsiasi è poesia. Se è una poesia, non ne conosco, quindi che dico? Che posso dire? Il 7 maggio, che posso il dire? Il 5 maggio. Vedi, non conosco la poesia, mi ricordo che giorno è. Ah, insomma, non si può fare, la poesia non si può fare. Ma fai una cosa. Di la livella. No, la livella no, la livella è sacra, la livella io non la tocco, io per me Totò è santo Totò, quindi lasciamo perdere. La livella è una cosa che io non so fare, non la conosco, tra l'altro ma non me la ricordo. Gli attori napoletani conoscono la livella. Tutti gli attori napoletani conoscono la livella, tranne me, vabbè, ma perché tutto quando? Ma perché sta livella già fatto forza sta livella, ma perché ha già fatto forza sta livella? Non la so, non la conosco, non la voglio dire, ma la livella, ma forza livella, facciamo un'altra cosa, ci possono fare 3.000 cose, ma facciamo forza. E signori, facciamo che siamo 5 euro. La livella! Signori e signori, la livella! Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuna da fa che sta crianza, ognuna da tre che suo pensiero. E fine qua. Ogni anno, puntualmente, in questo giorno di questa triste mesta ricorrenza, anch'io ci vado. E con dei fiori adorno il loculo marmore, sia Mari, e sia Cici, e sia Conce, e sia Vicenza. Quest'anno mi è capitata un'avventura. Quest'anno mi è capitata un'avventura. Madonna, se ci penso, mi metto una paura. Che mi metto una paura. A livello, ho fatto questo, state mia, a sentire. Mentre mi stavo facendo una passeggiata, buttavo un occhio a qualche sepoltura. Improvvisamente mi imbatto in due tombe. A me va, un era un bel tombone, sai, un era un bel tombone, bello grande, candela, candelotte e 6 lumini. E una bella lista a lutto, e un insegna neon che diceva, signore di Rovigo, di Belluno, di Treviso, di Venezia, di Firenze, di tutte le zone. E vicino a questo tombone, un tombino, dice, un nasettello, un fosso, un crepaccio, una pozzanghera fedente, una melma, una cosa, una chiazza e fanno fedente, senza manco un fiore. Che io dissi tra me e me, ma con maniera, insomma, ma pure per favore, chi l'ha morto, ma metteteci qualcosa, una cosa di plastica, una arma magica, insomma, metteteci qualcosa, pure per favore, e quella è sicuramente, perché chi è sicuramente, una è turbina, candela, candelotte, e se lo fate questo, statemi a sentire, a livello, allora, mentre fantasticavo, si era fatto quasi mezzanotte, l'uno meno un quarto, l'uno meno 20, rimanetto chiuso prigioniero nei cancelli, una puzzica d'avere dappertutto, dici, che è a livello, candela, candelotte, e se ho fatto questo, statemi a sentire, improvvisamente destoso un sogno. Che cosa vedono le mie fosche pupille? Due tombe avvicinate, due ombre avvicinarsi alla parte mia. Una ma, uno era un bell'ombrone, sai? Uno era un bell'ombrone grande, adulto, con due bagaramelle, io pacchette di cioccolato, io pacchette di cioccolato. Ho fatto questo, statemi, e vicino a questo, e vicino a questo ombrone, un lombrico, non fate, non so su, non scartellano, non la facendo, tutte che pezza dietro, tutto su, se che, e cali per la mano. Candela, candelotte e scena. Ho fatto questo, lasciatemi a scendere. Ma allora io dissi fra me dici, ma ma la volete finire? Ma che vi siete messi in testa? Ma come voi siete morti e vi ritirate a quest'ora? E allora dissero tutti e due contemporaneamente, ma perché non fai un po' che... Lui disse, a un certo punto, candela, candelotti, e sceno, ho fatto questo, statemi, a un certo punto il grande si ferma e fa vicino al piccolino, ma come ti sei permesso, hai capito? Come ti sei permesso di farti seppellire? E che facevo, disse il piccolino, mi facevo buttare direttamente in la monnezza, non so, sta lì, a passa posteria, è stata mia moglie, se fosse per me, pigliasse a casciolina, che quattosce me ne andrei, e cosa aspetta? Cosa aspetto? Aspetta la livella che candela, candelotte, ho fatto questo, lasciatemi ascendere. Allora dice il piccolo, ma insomma tu te ne devi andare, capito? Vai fuori da questo cimitero.
carriera, no, dissi piccolino, a me mi devono uccidere per farmene andare, ma lo vuoi capire che morto sei tu e morto sei pure tu? Ma quale un architetto, un magistrato, un salumiere, Gigino over the mare, chi lei? Siamo tutti uguali, perché noi siamo seri, a parte di male, a livello che è uguale sabato, Ferragosto, Befanio, sabato e la domenica, no, ma come osi, purpo, come osi, turpo, ma come sciacchi! Azzo, tu avanti, bello! Azzi, ma che si facciano, non si vanno, bello! Azzi, ma che si facciano, non si vanno, vengono morti e tu non si capisci, ma si facciano, non si facciano! Azzi, ma non si vanno, vengono camusando, che capisce camusando, non lo che palla fa! Allora, a un certo modo vengo tutto l'osso a presi che a un certo punto si aprirono le due, una puzza, perché insomma, avevo fatto questo, grande lotta, insomma, ecco. Ogni anno appartenimmo a morte. No, non me la ricordo. Scusate, io vi prego di perdonarmi, io chiedo scusa a Totò, chiedo scusa a tutti, chiedo scusa alla Salma, là, abbiate pazienza, questa cosa...